Sono i giorni dell'orientamento scolastico, ovvero i giorni in cui genitori e figli devono decidere quale istituto far prendere nel loro percorso di studi. Oggi noi ve ne facciamo conoscere uno davvero speciale, che ho frequentato anch'io, al caffè della domenica mattina, sponsorizzato dall'amico Beppe di colazione della Tiffany, subito dopo la sigla. Buongiorno amici di Obiettivo 100. Giorgio e Nicola vi offrono questa dose di buon umore. Mettetevi comodi, rilassatevi mentre bevete dalla vostra tazzina, perché il caffè più buono è solo quello della domenica mattina. Nuova domenica, nuovo caffè. Oggi non siamo in gipsoteca, ma siamo davanti all'Istituto Superiore, oppure adesso come si dice? ISS o IIS, no, non lo so, Giorgio, sono cose Comunque, difficili. siamo davanti all'ISIT Bassi Borgatti. Andiamo a Esatto. scuola, in pratica. Abbiamo già fatto un servizio su un istituto superiore, quest'anno ve ne facciamo scoprire un altro, un istituto a cui sono andato anch'io e sono molto orgoglioso di questo. È cambiato molto. Adesso è fatto così, guarda, te la semplifico. È diviso in tre settori. C'è il settore economico, c'è il settore tecnologico e il settore scientifico. Insomma, ce n'è per tutti i gusti, c'è tanto da scoprire. Io direi solo una cosa: andiamo a parlare con i ragazzi e scoprire con loro come viene fatto questo istituto, cosa si studia, cosa si può fare e soprattutto se ci si diverte, perché poi alla fine a noi interessa solo quello. Esatto, e loro sono sicuramente più bravi di noi. Andiamo a vedere. Ed eccoci qua dentro il settore tecnologico, non scientifico, perché per me tecnologia e scienza sono uguali. No, quali hanno Ma perché divise? qua le scuole cambiano nome sempre, però noi adesso guardiamo alla sostanza, no? Andiamo a vedere di fatto che cosa combinano i ragazzi di questo indirizzo. Insomma, abbiamo voluto partire dalla parte, insomma, più esterna della scuola, perché c'è un capannone dedicato dove c'è un sacco di tecnologia, da quanto vedo, compreso il nostro amico qua, che non sono riuscito a zittire prima, l'avete zittito voi, spero. E siamo qua con Pietro e Camilla, che insomma, siete delle classi. Quinta H e quinta Quindi tra poco andate fuori Spero. Si spera. Come si spera? Dovete dire che la scuola è bellissima. Ma di solito mandano sempre i secchioni queste cose qua. Oh, cioè, Domanda di riserva. io rimpiango tantissimo le superiori e invece voi non vedete l'ora. Fidatevi, No, si sta bene qua. pentirete. Si sta bene. Perché si sta bene qua in questo indirizzo? Ma oltre al fatto che viene incontro a tutto ciò che a noi piace fare, quindi se ci siamo iscritti è perché amiamo la tecnologia, amiamo io in questo caso l'informatica, ho scelto appunto l'indirizzo che per me era più affine alle mie passioni e ho fatto in questi anni appunto esperienze bellissime come sia all'interno che all'esterno della scuola, come per esempio siamo andati a Bologna diverse volte a delle fiere. E, oltre al fatto che l'ambiente scolastico è un ambiente sano, è divertente, è bello, ma ovviamente bisogna impegnarsi. Ma come funziona questa storia qua delle esperienze che fate fuori dalla scuola? Quando ci sono? Cioè ci sono tutti gli anni, primo, il secondo, il Dipende un minimo? po' da quello che c'è durante l'anno. Cioè, noi abbiamo fatto durante il terzo anno una fiera a Bologna che si chiama School Maker Day, perché appunto i professori sono a proporle, ma a volte li possiamo proporre anche noi come studenti. Solitamente sono affini al programma scolastico, per esempio durante il terzo anno abbiamo affrontato Arduino, abbiamo creato un progetto su quello e abbiamo portato una fiera con altre schede Arduino. Allora, premesso che ci sono dei boomer come me che guardano questi servizi, cos'è Arduino? È una schedina che si può programmare e ci si può lavorare sopra per fare diversi progetti. E noi l'abbiamo usata per esempio per fare il nostro flautino che è presente anche sul sito della scuola per chi magari è interessato, è un sostegno per lo studio Perché individuale. dovresti venire a fare il carri nella mia società? No, hai sbagliato società, noi siamo molto più tecnologici. Perché lo diciamo questa cosa, io e Pietro condividiamo la passione per il carnevale anche se in due capannoni attigui, ma non nello stesso. Sai che per fare i carri di carnevale si usa anche Arduino per certi movimenti, noi non siamo. L'Arduino lo utilizzano, diciamo, quelli più scarsi. Noi invece che abbiamo una disponibilità maggiore usiamo il PLC, che è appunto quello che stiamo studiando noi a scuola. Io faccio parte del settore di elettrotecnica, elettronica ed elettrotecnica, articolazione e automazione, dove soprattutto ci insegnano a come. Si insegnano la logica con quale si programma dalla cosa più semplice, quindi accendere una luce da più pulsanti, fino a programmare una completa macchina che funzioni in modo automatico.     װװ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 װ││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 
Questa esperienza qua la sto applicando appunto dentro gli hangar dei carri di carnevale, dove si possono programmare vari movimenti di una maschera da fare in modo ciclico per renderla più... Cioè, questo si rilascia poi al servizio domenica scorsa, che l'unica cosa che non ha detto il maestro Scarpa è che c'è anche un livello tecnologico notevole nel fare i calci. Dipende dal capannone. Sì, vabbè, comunque, ma insomma, cosa fate? Un percorso biennio, poi c'è il triennio e che scegliete? Esatto, il biennio è uguale per tutti, viene comunque chiesto di scegliere un indirizzo, infatti da noi di informatica è stato chiesto di scegliere e... All'inizio è informatica e telecomunicazioni, al terzo anno avviene la divisione, quindi tra informatica, che è una classe, e l'indirizzo telecomunicazioni, come le altre classi appunto viene appunto scelta, ma quella resta tutti gli anni, cioè se il primo anno scegli di far meccanica, continuerai a far meccanica per i 5 anni. E ci sono delle ragazze che scelgono meccanica? Ma sì, ce ne sono state. C'è qualche esemplare. Voi non le fate scappare via, vero? No, di solito dopo scappano via. No, le note di... Se doveste consigliare questo indirizzo che avete scelto a dei vostri futuri coetanei, che non ha senso perché non saranno coetanei se sono futuri, insomma a chi verrà, cosa gli direste di venire in questo indirizzo? Perché? Ah, l'indirizzo informatico io lo consiglio perché oltre in ottica futura dà grandi possibilità di lavoro, infatti vengono anche già richieste nella nostra scuola se alcuni ragazzi sono interessati dopo le superiori a lavorare. Amplia di gran lunga quello che una persona può sapere sull'informatica, infatti per esempio in terza media uno studente per quanto sia appassionato del mondo magari non sa tutto quello che c'è dietro e nell'indirizzo informatico viene appunto spiegato e viene applicato in maniera pratica in modo da poter comunque avere già un'idea precisa di quello che si farà in futuro magari in un lavoro o in una passione, quello che si può. Io voglio farti invece un'ultima domanda prima di passare al prossimo indirizzo. A livello di attrezzature, perché questa è sempre una scuola rinomata per avere un sacco di gingilli, come gli oserei dire. Di apparecchi. Anche perché ci sono dei professori che conosco personalmente che sono parecchio nerd, quindi insomma direi che qua dentro siete attrezzati bene. Diciamo che dentro il nostro laboratorio è molto strana la quantità di attrezzi e attrezzature che abbiamo, perché molto spesso vedi dei pacchi completamente anonimi che arrivano, li scartano e ti trovi dei robot antropomorfi, delle stampanti 3D. Ah, ecco, cioè stampanti 3D, così, insomma. Oppure questi robot qua, oppure ti arrivano... Le macchinine, i robot, i Lego. Beh, insomma, quindi giocate o studiate? Studiamo, no, è impegnativo. Però... Molto educativo. Secondo me giocano i professori e loro studiano. Questo forse... Oppure anche con la storia dei droni per visionare i campi fotovoltaici, adesso ci insegnano anche come si utilizza un drone anche a prendere la patente. Ecco, i droni secondo me sono stati un'esplosione negli ultimi anni, che suppongo che voi proprio come scuola avete vissuto proprio in pieno come un tsunami. Immagino esatto. I professori con i droni, insomma, così. Bene, vi ringrazio intanto. Grazie a voi. Ci siamo trasferiti in un'altra sezione, stavolta siamo allo scientifico con opzione scienze applicate. Ah, opzione, con opzione. Sì, noi lo chiamavamo scientifico tecnologico, Sì, invece tecnologia l'hanno spostata, adesso c'è solo scienza qua. Infatti vediamo, abbiamo un amico qua, un po' anoressico. È stato bocciato diverse volte. Sì, esatto, deve essere un mio compagno di classe probabilmente. E siamo dentro un laboratorio, fatto e finito. Laboratorio di biologia. E in questo laboratorio fate degli esperimenti, fate esplodere cose? Facciamo anche esplodere cose. Ah. Facciamo, cioè, ci sono microscopi, quindi possiamo fare tutte le varie osservazioni, insetti, ma anche, per esempio, prendiamo delle volte l'acqua di stagno, qualunque cosa in realtà possiamo guardare al microscopio. C'è da fare i saggi alla fiamma con le forme elettriche che ci sono. Fare che cosa? I saggi alla fiamma. Sì. Sono... Saggi alla fiamma? Sì, dette in parole povere, butti della polvere di cose, vedi che colore esce. Ah, ecco, no, perché... Sul fuoco. Aspetta, conoscevo il gelato, la fiamma, no, ma la fiamma. Io non conosco il gelato invece, conosco il saggio. Vedi, esatto. Entrare nel mondo degli adulti. Pure ma... potete chiedere all'insegnante, ma vogliamo fare il gelato alla fiamma. Ci ho capitato. No, scherzo. Ma ho scoperto questa cosa qua, che da quest'altro anno c'è anche una novità che riguarda questo indirizzo, è vero? Sì, esatto, è il liceo quadriennale.
che permette di concludere, diciamo, le scuole superiori in 4 anni al posto che 5, utilizzando, diciamo, didattiche alternative e metodi di studio vari e variegati, e che, diciamo, ti permettono di acquisire le stesse identiche, diciamo, nozioni e fai gli stessi studi che fai in 5 anni, soltanto in 4 anni. E è una cosa un po' da secchioni, perché lo studio c'è sicuramente, però diciamo, è una cosa che ti avvantaggia poi per il mondo del lavoro, oppure preferibilmente per l'università, perché per l'appunto raggiungi l'università un anno prima. Un anno prima, dopo sei proprio il cadetto all'università, esatto. Anche se ti sei fatto un mazzo così per 4 anni, in buona sostanza. Esattamente. Sì, sono studi diversi, laboratoriali, proprio per riuscire a concludere questo percorso 4 anni posto che 5. Il diploma alla fine è uguale al nostro, che lo prendiamo in 5 anni, quindi cambia l'approccio di conseguenza. Esatto, un diploma di liceo scientifico, se quindi effettivamente te la comodo qui, esatto. Le competenze sono le stesse. E come vi posizionate voi su questa cosa qua della transizione ecologica? Facciamo una doverosa premessa, cioè obiettivo 100 è da questa stagione che sta battendo il chiodo su cose ecologiche, il cambiamento climatico. Perché per noi vecchi, perché siamo già vecchi rispetto a voi, sono cose che non conosciamo ancora bene, nonostante ne comprendiamo benissimo l'urgenza. Voi in questi 4 anni qua come vi siete orientati nella scuola su queste tematiche, diciamo, ambientali, ecologiche? E da noi vengono trattate soprattutto per quanto riguarda la parte quella di educazione civica, 30 ore di educazione civica. Ed è secondo me molto importante da trattare come argomento, perché c'è sempre meno informazione, sempre più bisogno invece che, diciamo, di avercela, e quindi che venga fatto è davvero importante. E poi è relativo anche comunque al nostro percorso di studi, perché per esempio quest'anno stiamo parlando di composti del carbonio e la CO2 è inerente, quindi è proprio l'argomento. Ma avete sentito in questi anni un'evoluzione anche all'interno proprio delle lezioni con i professori, che hanno centrato magari un po' di più gli argomenti? C'è la fanno in sostanza. Sì, assolutamente. E soprattutto in materia, per esempio, scienze, quindi chimica, biologia, e come ha detto anche la Vale, diciamo, lo studio della CO2, dei gas serra e tutta la parte quindi di biologia, diciamo, coinvolge anche gli aspetti ecologici, quindi quei temi lì, e soprattutto la nostra prof è, diciamo, si concentra anche molto su questi temi. Quindi. Ma quindi che cosa studiate in questo indirizzo che gli altri non studiano come materie? Noi non facciamo latino come scientifico. No, siamo... Cosa studiate? Non cosa no, studiate, perché non so se questa cosa per chi guarda dice vai, vado lì. No. Ma rispetto agli scientifici, quelli tradizionali, questa è un'opzione scienze applicate che non ha latino ma informatica. E poi come materia di indirizzo abbiamo chiaramente tutte le scienze, quindi fisica, matematica, scienze che comprende chimica, biologia, scienze della terra, e poi ci sono anche diversi progetti che possiamo fare al pomeriggio inerenti a queste materie, che poi in realtà sono aperte a tutta la scuola. Per esempio, a proposito dell'ecologia che dicevamo prima, Easy Green, che è stato avviato dai prof di scienze e che tratta proprio di queste tematiche ambientali, quindi anche cose opzionali che però possono interessare gli studenti, che sono importanti. Ma invece voglio fare un'altra domanda. Voi siete più propensi alla fine di questi percorsi di studio a cercare nel mondo dell'università, o da che tentate anche magari qualcosa nel mondo del lavoro, è possibile? Ma noi diciamo che prevalentemente chi finisce un liceo scientifico, quindi chi compie il 5° anno in esame, si concentra più sull'università, soprattutto perché diciamo questi 5 anni ti basano, ti preparano a, ti danno le basi per prepararti a una specializzazione in università, che invece magari per un lavoro, cioè, ti danno più basi teoriche che basi pratiche. Però ti sentite avvantaggiati rispetto magari ad altri corsi di studio per andare all'università? Sì, sì, assolutamente sì. Siete dei secchioni praticamente al polo scolastico qua. Ma sì, da un certo punto di vista sì. Diciamo che la nostra preparazione è molto omogenea per quanto riguarda anche le materie non di indirizzo, quindi abbiamo una preparazione globale che soddisfa diversi requisiti, e secondo me soprattutto per l'area scientifica, ma anche per aree tecniche o anche umanistiche,
Da una bella però dito questo, ma mi divertito studiato su, ma di brutto. Ah, no, perché cioè, l'avete presentato uno, cioè, insomma, pensare giustamente uno vede, dice, questi qua adesso dall'anno prossimo in 4 anni vanno all'università, ma poi stanno qua a cambiare il mondo dell'ecologia, no. Invece no, è anche se no, diverte, cioè, di brutto. Ci sono diversi anche progetti che sono proprio divertenti, per esempio io ho partecipato a un Erasmus in Francia, sono progetti che proprio no, perché mi sembra che sono mezzo francese. Quindi sono proprio progetti che qui ci si diverte anche, nonostante si abbia comunque una base che è relativa allo studio, ma anche a scuola. Alla fine ci si diverte, per il cuore è relativamente le stesse esperienze di laboratorio sono esperienze un sacco formative e assolutamente... A chi avete aperto? Mozza fiala. No, abbiamo... A cosa? Poi di bovini e di suini e poi li abbiamo dissezionati. E poi li avete grigliati. Cioè, no. Al liceo stanno lì, no, ad aprire il cuore con il latino, con la cura, no, invece lo aprono davvero. Sai, del maiale non si butta via niente, il cuore finisce a noi. Bravo, gli studenti liceali, ma con un senso pratico. Bene, insomma, quindi se volete aprire un cuore, vi sentite un po' Jack lo squartatore. Vi aspettiamo, quindi, insomma, aspettiamo. E siamo qua invece con Valeri, che invece l'abbiamo presa fuori da un altro indirizzo, che è... Io faccio AFM, Amministrazione di Finanza e Marketing, che è la branchia del settore economico. Settore economico, quindi per quelli vecchiotti, boomer, che magari ci guardano, una volta era tipo ragioneria. E io ho fatto. Quindi che sono particolarmente orgoglioso su questo. Quindi quando studiavi tu si chiamava ragioneria, poi avevate già delle sigle anche voi, adesso sono cambiate. Noi avevamo il Mercurio, il Ligea, che era il linguistico informatico, diciamo così, programmatore. E però adesso invece da due sono diventati tre. Esatto. Diceli, spiegaceli, Valeria. Abbiamo FM, che è la proprio classica amministrazione di finanza e marketing, dove abbiamo qui economia, abbiamo in quinta 8 ore di economia aziendale, il settore del diritto. Invece abbiamo sistemi informativi aziendali, che all'inizio hanno le due lingue, che hanno francese, però lo perdono alla fine della terza. Lo perdono per già. Fanno solamente inglese, ma fanno anche un verso di informatica e anche di economia aziendale. E poi abbiamo il RIM, che è l'indirizzo più nuovo, che è Relazioni Internazionali per il Marketing, che al posto di solo due lingue hanno 3 lingue, con l'aggiunta dello spagnolo, e hanno ugualmente 6-5 ore di economia aziendale, sempre in tutta. Ma c'è niente. Allora, io ci tengo a fare una precisazione, perché insomma questa scuola gli ho lasciato il cuore. Quello che hanno aperto. Sì, esatto, quello aperto lo scientifico. Credo che questa scuola qua mi abbia permesso di sviluppare tante delle passioni che poi dopo possono diventare BT 200 in futuro, partendo proprio dai professori, che ahimè molti sono andati in pensione, però qualcuno è rimasto per fortuna, e da qui proprio è partito anche quell'approccio alla politica, all'economia, insomma, che mi ha permesso di avere quelle basi che io poi non ho poi sviluppato. Io ti fermo, perché noi vorremmo che chi guarda il nostro contributo sia anche si faccia la domanda, ma perché non mi iscrivo lì? Però se tu la vendi così, sì, non viene nessuno. Allora, insomma, io ho detto che è una bella scuola che mi ha dato gli strumenti, poi dopo, insomma, un bel indirizzo. Però, insomma, molto guardando all'estero. Esatto, secondo me è un indirizzo che può dare delle basi per anche il futuro, se non si vuole continuare con l'università, perché abbiamo delle basi molto pratiche. Infatti economia aziendale può sembrare una materia molto teorica, ma è proprio la vita di un'azienda, e quindi andando anche a fare semplicemente due settimane di stage sai già cosa andrai a toccare e cosa andrai a trattare. Quindi noi ragazzi dell'economico ci troviamo anche abbastanza vantaggiati proprio nel lavoro in azienda. Mi piace tenere una cosa molto, in maniera molto carina, che noi alla mia età, insomma, quando eravamo giovani dicevamo un'altra maniera, voi vi sporcate le mani e non vi contiamo i soldi. Però te l'hai reso molto fine. Ma quindi anche in questo indirizzo sono presenti tante opportunità di contatto con le varie aziende, presumo. Esatto. Facciamo infatti in quarta un periodo di stage in aziende che vengono proposte principalmente dalla scuola inerente al nostro indirizzo. Io personalmente sono stata in contabilità in un ufficio insieme ad altre persone che erano già all'interno del lavoro già da diversi anni, che mi hanno accompagnato in questo percorso insegnandomi quello che mi mancava, perché lo stesso a scuola in 32 ore non si riesce a fare tutto, e ovviamente quello che si impara dai libri non è la realtà, perché noi studiamo anche una realtà che è costantemente in cambiamento, come la politica e l'economia,
e quindi siamo stati capaci di immergerci in questo mondo reale grazie alle nostre conoscenze economiche. Bene, cioè, noi abbiamo dovuto chiamare Mattia per farci spiegare il PNRR, loro lo sapranno già, eh. Loro lo sanno già tutti, capito? Cioè, studiamo anche la politica, noi invece abbiamo dovuto fare da autodidatti, no, non è vero. In realtà... Senti però, scusa, dopo ti lascio proseguire, ma comincio a pensare che quel poco di buono che c'è in quello che dici venga da questa scuola. Sì, infatti, devo ringraziare il prof William Bianchi e la prof Pandora, che è di economia aziendale di diritto, che insomma mi hanno stradato negli ultimi anni quando facevo politica in classe e non si poteva e mi sgridavano. E senti, ma insomma è un indirizzo comunque che sta crescendo a livello, insomma, di argomenti, quindi cioè economia informatica, insomma sempre, si parla sempre di attualità. Esatto, grazie a diritto, che è lo stesso, una materia che in costante cambiamento, anche adesso stiamo studiando proprio sui giornali, sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato, non su libri, perché è impossibile trovare un libro costantemente aggiornato, quindi andiamo molto su internet, ma sui siti ufficiali per leggere proprio le nuove norme, i cambiamenti che stanno avvenendo a livello politico e economico, con le manovre finanziarie e anche a livello europeo. Questa è amica di Samuel, sì, ma è molto meglio. Samuel, secondo me, al massimo si legge la Gazzetta dello Sport. Beh, insomma, se te ti senti soddisfatto degli anni che hai fatto qua? Sì, assolutamente. Se potessi farlo, lo rifarei, perché mi sento preparata ad andare all'università, ma anche se volessi fare un anno sabbatico, non avrei assolutamente paura di andare a lavorare, perché ho le competenze. Beh, non sarebbe proprio sabbatico, andresti proprio a lavorare, mi scritto l'anno sabbatico. Pensa a te, ti hanno educato bene, per riposarti vai a lavorare, ma me ne conosco un altro, anche facendo dei... Beh, insomma, io invece dico un'altra cosa, ma questo perché la testimonianza diretta, non si studia soltanto, ci si diverte anche parecchio, anche qua di ragioneria. Questo quando c'era lui, adesso come? Adesso abbiamo anche diversi progetti, come può essere la borsa. Infatti i ragazzi vengono dati virtualmente 50.000 euro da investire in diverse azioni di diverse... Ma criptovalute o... No. Per finta sono virtuali. E i ragazzi di quarta devono cimentarsi in questo mercato e cercare di non perdere e riuscire a fruttare i propri 50.000 euro. Infatti il gruppo che vince della scuola va anche a un progetto di 3 giorni, che può essere quest'anno stato a Cuneo, dove si parlano con altri ragazzi che hanno vinto il progetto a livello nazionale. E si può anche vincere a livello nazionale per andare voi a incontrare ragazzi da tutta Europa. E te hai fatto un Erasmus anche te? Sì, esatto, ho fatto un Erasmus in Spagna ed era a livello regionale di tutti gli istituti tecnici e economici della zona ed è stata un'esperienza diversa da quella del liceo, perché non si andava a studiare ma si andava a lavorare in azienda anche lì. Caspita, se ci pensi, cioè gli stage nelle aziende, i concorsi dove giocano coi soldi per finta, l'esperienza all'estero con gli... cioè, è un'offerta molto grande. Infatti adesso spegniamo la telecamera, che ci deve dare qualche dritto dove investire i nostri soldi e dopo aspettiamo la telefonata di Mattarella. Quelli veri, se sono pochi, non sono così tanti. Va bene, grazie mille, sai. Grazie. Amici, chiudiamo in bellezza, perché sapete che Obiettivo 100 ormai insomma è rinomato per essere diventato green, ecco, e qua lì si passa i Borgatti, c'è uno step in più ancora. Infatti siamo sotto un pannello fotovoltaico. No, aspetta, un impianto fotovoltaico a tutti gli effetti, perché non tutti durante lo stage hanno la possibilità di affrontare il tema delle energie rinnovabili, che nell'ultimo periodo sta molto molto diffuso. Quindi la scuola, attraverso i fondi del PON, del fondi europei, hanno colto la possibilità di creare appunto questo impianto fotovoltaico. Per adesso diciamo che l'utilizzo vero e proprio è la ricarica di manufatture e bici elettriche, che possono essere utilizzate appunto dagli studenti o dai professori per venire a scuola. Ma sono più professori o più studenti? Cosa siamo fatto, più no? Studenti adesso, i professori sono rimasti all'antica, diciamo. Sono rimasti all'antica, lui è stato uno dei primi professori che usava il monopattino elettrico. Sì, poi io quando è diventato legale usarlo ho smesso di usarlo, perché a me piaceva come trasgressione. Infatti ti dicevo fuori onda che ci vorrebbe anche
anche la pompetta per gonfiare le ruote, perché il mio, visto che non lo uso mai, la batteria è a posto, ma le ruote sono sempre sgonfie. Ma ci fate anche gli scherzi, i professori, qua con gli impianti? Esattamente, se la mettono in carica, noi la stacchiamo, facciamo finta che sia attaccata, così alla fine. Perché voi poi potete anche controllare tutto quello che produce l'energia. Perché questo impianto non serve solo appunto a ricaricare questi veicoli, ma anche a scopo didattico. Quindi qui sul tetto sono presenti due tipi di pannelli fotovoltaici, abbiamo i monocristallini e i policristallini, che sono le tipologie di pannelli più utilizzati adesso. E qui dentro questa enorme scatola, diciamo, ci sono tutti gli strumenti per far andare un impianto fotovoltaico, ma anche per prelevare i dati che un impianto fotovoltaico può generare. Noi dopo, dall'interno dei laboratori che abbiamo visto in precedenza, possiamo analizzare questi dati e capire appunto i rendimenti durante l'anno, come è meglio mettere i pannelli, a quale inclinazione e di quale tipologia. Bene, quando li installo a casa mia ti chiamo te, ho già capito. Sicuramente. Hai capito, noi abbiamo fatto tutti gli speciali sul fotovoltaico, bastava che chiamassi. Eddie, ecco, ma licenziata, non ne vuoi. Allora, andiamo qui all'ISIT Bassi Burgatti o ISS, com'è che si chiama adesso? IIS. Bene. Bassi Burgatti, e qua sanno tutto anche sulle energie rinnovabili. Bene, dunque, se volete venire a vederlo con i vostri occhi, noi abbiamo cercato di fare un trailer, insomma uno spoiler di questo istituto, venite qua il 25 novembre, poi dopo ci saranno anche altre date, insomma, in cui fanno gli open day, un po' come tutti gli istituti. Abbiamo cercato di spiegarvi a grandi linee, perché ci sarebbe tantissimo da dire, ma non ci starebbe tutto in un unico servizio, di quello che potete trovare sia come indirizzi di studio, come metodo di studio, conoscere anche i professori, che ne vale la pena, soprattutto Marcello Melloni, che ringraziamo per averci dato qualche dritta. E con voi ci vediamo domenica prossima, e con voi invece ci vediamo qua in giro in monopattino elettrico. Esatto. Ciao. Ciao, ciao. Se ti è piaciuto questo video, iscriviti, lascia un mi piace e ricordati che puoi guardare altri dei nostri video proprio qui sotto.